Buongiorno, bentornati in un nuovo video, in un nuovo giorno. Allora, come avete visto, ho sistemato un pochino il mio armadio. Ho tolto un po' di polvere, ho sistemato un pochino perché era un po' sotto sopra e devo dire che, ragazzi, da quando ho questo mobile, l'armadio è veramente bijou. È molto 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 ordinato, veramente fantastico. E niente, allora devo piegare i panni qua. Poi c'ho, no, c'ho solamente questi qua da piegare. C'ho da sistemare anche l'armadio di Jacopo che è un casino. E poi basta, insomma, beh, solite cose, aspirapolvere, polvere e via dicendo. Oggi per la polvere, ragazzi, vado ad utilizzare sto pannetto qua che ho preso sempre dai cinesi. Ma giusto per cominciare un pochino a provarlo e poi sopra ci spruzzo un pochino di questo qua e basta, perché oggi non voglio mettermi a perdere troppo tempo, soprattutto nelle camere. E c'è qua Christian che sta giocando. Che stai facendo, Cri? Ah, stai vedendo ancora i video. Qua devo aprire ancora le finestre. Alla fine i letti di là non li devo fare perché Christian ieri sera ha dormito con noi, con me e con Jacopo. Vincenzo dovevo stare, è da mia suocera. E niente, ragazzi, per il momento è questo. Oggi c'è un tempo veramente di proprio ma brutto proprio, veramente molto molto brutto. Comunque continuo con le mie pulizie, anche se stamattina, ragazzi, non è che c'ho voglia. Ma a parte che diciamo che tutte le mattine non c'ho proprio voglia, però purtroppo tocca farle, perché se non le faccio io, chi le fa? Stamattina è la giornata dei pacchi. Sono tornata ora, sono andata a prendere anche Jacopo. Cioè, io sono salita e il corriere mi ha bussato. E che cosa c'è là? Jacopo, stavo dicendo, ogni tanto sta telecamera sì. Premo i bottoni e si spegne. Comunque, Jacopo sta aprendo anche lui un pacchettino. E qua, ragazzi, mi è arrivata la friggitrice ad aria. Questa è una collaborazione. Questi ultimi giorni devo dire che mi sono arrivate parecchie collaborazioni. Alcune devo dire che non volevo neanche accettarle, perché sono cose che magari già avevo, però hanno insistito. E alla fine ho detto, vabbè, magari le regalo. Però questa qua ora vediamo. Ora la vado anche. Che cos'è? Questa non è una batteria. Questa è la batteria per la cosa, l'aspirapolvere. Qui c'è una collaborazione che già ho ricevuto l'altro ieri. Ho utilizzato ed è fantastica. Questa qua non la regala a nessuno. Mentre questa qua, la friggitrice ad aria, ora la provo. E mi dissero che ne mandavano due, ora vediamo. Una la volevo regalare a mamma e un'altra me la voglio tenere. E poi là c'è un altro pacco che è un'altra aspirapolvere, poi insomma ve la farò vedere. E quella là la voglio regalare invece a papà perché lui a Roma non ha, cioè spazza ancora a terra, non hanno aspirapolvere, non hanno nulla. E quindi ho deciso proprio di accettare per poi andarla a regalare a papà. Almeno lo faccio un po' contento. E ora stavo pensando qualche venerdì, sabato e domenica di andare proprio a Roma quando non verrà Giuseppe. Perché ora settimana prossima ti ha tagliato. Questa è una batteria del. È una batteria, aspetta, ora ti faccio vedere. Comunque un venerdì, sabato e domenica voglio andare così a trovarlo. E niente, vabbè, questa è ora. Vediamo la friggitrice ad aria e poi dopo la andiamo anche a provare. Sono super contenta perché si possono fare un sacco di cose con la friggitrice ad aria. È una batteria, ma come cavolo te lo devo dire? Vedi? È la batteria per l'aspirapolvere. Questa, ancora, non è un gioco, è una batteria. Comunque, apriamo questo mega pacchettone. Allora, la marca di questa friggitrice ad aria è questa qua, Proscenic. Ora la andiamo ad estrarre. Oh, sono super contenta. Però come la caccio? Oh mio Dio. Eccola, ce l'ho fatta. Aiuto, aiuto. È grandissima. È veramente grande. Wow! Wow, bellissima! E come funzionia? Oh, Wow! Questa è la friggitrice ad aria, però ora devo capire un attimo come funziona. Che caldo!
Fa caldo, Cristian. Cristian sta provando. Vabbè, ah, questo deve essere a touch. Ok, ora l'accendiamo un attimo. Devo vedere pure qua come si caccia tutta la roba. Comunque, questa qua, ragazzi, è il davanti. Oh, isala. Eccola. È touch. Vabbè, mo dopo ve la faccio vedere che facciamo direttamente qualcosina. Vediamo le patatine. Facciamo qualcosa dopo. Subito subito. Io, lo sapete, ragazzi, come mi arriva qualcosa oppure compro qualcosa, devo assolutamente utilizzarla. Subito. Subito subito. Allora, questo è il modello T21. C'è anche il ricettario all'interno. Qual è il ricettario? Ah, vedi? C'è anche un bel ricettario, però è scritto in inglese. Però vabbè, magari ci serviamo del traduttore. Ma vedi quante cosine? Dolci, carne. Mazza. Comunque volevo vedere un attimo come si sganciava questo cosino. Allora, si può fare anche la pizza, pesce, dolce, bacon, stick, che è la carne, sarà? Shrimp sui gamberetti, fries, c'è anche il wifi. Wow, no, vabbè ragazzi, fantastica. Amore! Oh, Jacopo si è nascosto nel coso. Senti, voglio capire come sa. Oh, aiuto! Aiuto! Non mi trovi? Già! I bambini sono sempre contenti, delle scatole. Devo dire, i miei figli sempre contenti delle scatole. Allora, il modello, abbiamo detto, è questo. L'azienda Proscenic. Questa qua è la friggitrice ad aria. Voglio capire un attimo pure quanti litri è. Insomma, ora vi spiego tutto, il tempo che mi leggo. E facciamo pure qualcosina insieme. La proviamo subito. Ah, ecco perché non si apriva, cioè arriva con lo scoccettino qui nel lato. No, ma pure il colore è veramente molto carino, eh? Acciaio. Fantastica. Poi sì, è grande questa, eh? Questa è veramente grande per noi che comunque siamo una famiglia numerosa. Ottima. Allora, vediamo adesso se si apre. No, vabbè, prima che scasso qualcosa leggo le istruzioni. Allora ragazzi, voglio fare questi qua per pranzo, i sofficini, e ora li vado a mettere qua dentro. Però, allora, ho capito, basta che premete, aspetta, levati che sto facendo pure il video. Per aprire il cestello bisogna buttare in avanti così, e questo è tutto l'interno, è veramente molto 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 grande. Ok, premi qua. Ok, quindi questo qua è l'interno. Metti questo così. Qua sganci. Vedi, c'è il bottoncino, fai così. Mo ci andiamo a mettere. Aspetta, fermo più, eh. Mamma mia, questo. Aspetta, no, questo è l'olio. Visto che non si mette olio né nulla, ci metto un po' di questo spray per non far attaccare il cibo. E andiamo a mettere queste cosine. Ne mettiamo 6. E Pio, stai rompendo tutto. Non lo rompere, che mi fai le briciole. Non lo rompere. Ma perché non ascolti, cavolo? Ah, oh. Mamma, 3. Anche io vedo. E un altro 6. Ok, andiamo ad inserire. Ora vi faccio vedere. Allora, togliamo un po' di roba da davanti. Ok, e per inserire, beh, è facile. E andate ad incastrare. E qui nel frattempo si è accesa. No, si era accesa. Premiamo qua. Vabbè, mo dalla videocamera non si vede bene perché c'è il riflesso. Metto sulle patatine 204 gradi come tempo. Aspetta, signora, voglio vedere un attimo il tempo. Vabbè, io farei 200. Time, no, 19 minuti forse è troppo.
9, 8. Facciamo 10 minuti, poi dopo lo apro. Mamma mia. Andata. Mamma mia. Dove silenzio, me... sentiamo. Sta lavorando. Dove me io? Ed ora aspettiamo, ragazzi, che si cuociono. Allora, adesso abbiamo finito. Cosa faccio? No, così mi si è spenta. Ah, ok, come stava prima, era in funzione mantenimento. Ok, vediamo un po'. Qua si fa la funzione preriscaldamento. Poi qua c'è il timer. Vediamo un po' timer come funziona. Ah, che parte tra 5 minuti, ok. No, accendiamo. Va bene, vediamo un po' cosa è venuti. Oh! Non mettere le mani, che scotta. Io no, sono morbidi, li ho messi congelati. Penso che sono proprio pronti. Ho messo un 10-11 minuti. Aspetta, prendo il piatto, levati da davanti. Lui ti sta qua a guardare. Oh, i tuoi piatti. Va bene. Levati. Va bene. Mm-hmm. Va bene. Questi voglio io. Sì, questi no. Tutti e due. Questi voglio io. Ma voglio io. Ma questi voglio io. Eccoli. Ma voglio io questi. Aspetta, voglio tagliare uno. Voglio vedere come sono venuti all'interno. Aspetta, ho messo già. No, sono cotti. Perfetto. È scotto, amore. Comunque, ragazzi, è proprio una bomba. Mo stavo vedendo anche alcune ricette su internet, perché poi su internet ce ne stanno un sacco. E voglio, aspetta che prendo i bicchieri, le cose qua. Non mi sono mancato tovaglia, non ho messo niente. Anche tovagliette. Sono proprio in ritardo. Aspetta, mo... Christian! Christian, per farlo venire a mangiare ogni volta è una tragedia. Ok. Aspetta, mo te li taglio un attimo. E poi dopo devo prendere ancora i bicchieri con... Oddio, con l'acqua. Il tovagliolino sta qua. Te lo taglio a metà. Perfetto. Perfetto. Cree! Cristian, mi ascolta? Buongiorno. Comunque, io oggi mangio insalata con valeriana, lattughino, asparagi, cipolla e pomodorini. E Jacopo si è addormentato mentre Cristian sta vedendo i video. Sono quasi le 2 e io mangio adesso perché il tempo che ho finito di fare le ultime cose e devo ancora passare l'aspirapolvere qua. Però passo quella là nuova che aspirellava. E niente. Questo è. Mi metto a vedere qualcosa sul telefono. Poi dopo continuo le pulizie. Sto piena di brufoli perché stamattina mi è venuto il ciclo. Comunque. Che volo di. Ah, dopo mangiato, cioè più tardi, verso le 2:30, le 3, devo anche scendere. Voglio andare da David abbigliamento. Perché devo prendere i sandaletti a Jacopo. E insomma voglio vedere un pochino di cosine estive per i bambini, se trovo qualcosa anche per me, insomma comunque a dei prezzi buoni. Però adesso mangio e mangio una fetta di pane che i miei figli avevano lasciato nella busta del pancarrea, cioè almeno la togliamo da mezzo e via. This is 1212 Selecta Mix by DJ Val X, only on. Niente, abbiamo fatto questi shopping day. Prego. Abbiamo acchiappato l'ascensore subito. Comunque abbiamo fatto un sacco di shopping. Ho speso 106 euro. È meglio che mi stavo a casa.
Sì. Sono scesa per la bandana. Sto facendo la pipì sotto. Per anche la bandana a Christian. Anche io e per i sandaletti a Jacopo. Alla fine mi sono comprata pure io un sacco di cose. Senti, io soprattutto. Senti, ma la prossima volta devo comprare le scarpe a Vincenzo. Jacopo si è preso pure questi bracciali. Due. Andiamo. Poi vabbè, stasera con la calma vi faccio vedere tutto quello là che abbiamo preso. Perché adesso ci aspettano in villa, c'è manovra. E gli sto facendo la pipì sotto. Andiamo. Ecco, la bici già è pronta. Chi è venuto? A cagno. Mo ce n'è mai. Tornati a casa, siamo stati. Siamo stati in villa, hai fatto? No. Jacopo, cacca, e più qui. Mo gli faccio un attimo pure la doccia. E vi voglio far vedere pure le cosine che abbiamo preso. Ha fatto niente, quindi vado un attimo a lavarlo e poi faccio vedere. Mo me lavo un attimo pure io, va. Me non ne approfitto e dopo sto tranquilla, metto pure il pigiama. Ma è quello per il panino proprio. Eh? Dopo quello fa il bagnetto. No, quello fa niente, lo devo muovere, un bagnetto. Ma dopo fa il bagnetto. No, nessun bagnetto. Doccina fatta, adesso vi faccio vedere cosa ho preso. Non mi mostro perché sono con reggiseno e lo mutando. Eccoci qua, questo è il primo capo. Ho preso questo jeans qua. Allora, questo è il dietro. Davanti è così. Un pochino corto. Ho messo, vabbè, sulla maglietta del pigiama io c'ho. Mo vi faccio vedere, nel frattempo Jacopo dietro si sta mettendo il pigiama. Mo vi faccio vedere per esempio le scarpe. E poi ho preso anche un vestitino e un pantaloncino. Io mi sono presa ben 3 paia di scarpe. Queste qua sono le prime, guardate come sono carine. Io porto 40, veramente molto 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 carine. Allora una, anche perché io là non le ho misurate per fare una cosa bella veloce. Ho preso direttamente il 40 e via. Allora, queste qua sono le prime e vanno bene. Eccole. Aspetta, vedi? Carine, molto carine. Queste qua le ho pagate. Aspetta, dove sta il prezzo? Eccole qua. 9 euro. Così, tutti questi collarini. Queste, vabbè, sono le bende qua che si è preso Christian. Così, ci stanno carine. Poi vi faccio vedere pure sotto i jeans. Stanno veramente molto molto bene. Poi martedì, ragazzi, andrò a fare anche i piedi qua, lo smalto, le unghie. Ah, il jeans l'ho pagato, ho preso una XL, il modello è questo qua della farfallina, l'ho pagato 14 e aspetta, ok, e queste sono, diciamo, queste pantofoline molto carine per uscire che stanno sotto al jeans. E secondo me ci stanno molto bene. Vi faccio vedere anche le altre. Queste altre sono così, super comode, veramente pazzesche. Ed eccole qua. Sono così con, aspetta, stavo abboccando, con questo tacchettino bello ciccione. C'hanno questa fibbiettina, vedete che parte da qua dietro. Praticamente fai il giro avanti e l'attacchi di qua. E mi piacciono tanto. Anche queste qua sotto al jeans ci stanno molto bene. E queste sono le altre scarpettine che ho preso. C'hanno il tacco più fino, però sempre un tacco basso. Aspetta, chi stavo inquadrando? C'hanno sempre il tacco fino, però appunto un tacco sempre basso. Sono così, hanno tutti questi intrecci così molto molto carini. E questo è così, col jeans. Carino. Vabbè, voi faccio del vestito e il pantaloncino. Ragazzi, il pantaloncino è questo, ve lo faccio vedere così, è veramente molto semplice. L'ho preso per casa, insomma. C'ha giusto 3 bottoncini qua, così. Questo qua l'ho pagato, ma dopo vi dico pure il prezzo delle scarpe. Dove sta? Vediamo un po' se siete il prezzo. 4 euro? Sì, vabbè, si è rotto un po', no? Eccolo.
Vabbè, 4 euro questo qua. Per casa va bene. Questo e poi un vestitino. Il vestito è questo. Però vi dirò, non mi piace assolutamente. Anche perché non ti puoi muovere, che qua, qua c'è la signorina e praticamente, ragazzi, non va, non va proprio bene. E no, non mi piace assolutamente, il vestito lo cambierò, non mi piace proprio. Mo sì, questo meglio, pigiama. Allora ragazzi, 8 euro ho pagato queste scarpe qua, queste qua le ho pagate 8. Poi le sistemo tutte nello scatolo. Questo qua ve l'ho fatto già vedere, 9 euro. Questi qua con tutti questi corallini. Aspetta, quelli sono i miei piedi. Queste qua così. E poi queste qua bianche invece le ho pagate 12. Però ho preso un 41 perché comunque queste fibbiette stringono. Io ho comunque un piede cicciotto, non tantissimo, però comunque. Ho voluto prendere proprio il numero in più. Il pantalone ve l'ho fatto vedere, 4 euro. Poi a Jacopo ho preso questi sandaletti così. Così, eccoli qua. Carini, comunque per tutti i giorni, ora che verrà l'estate. Gli ho preso un 28 e l'ho pagate una scemenza, 7 euro. Poi ho preso anche i costumini. Questo qua l'ho preso a Vincenzo, 3 euro, tutti semplici. Questo qua di Jacopo, sempre 2 euro questo qua. E poi qua c'è scritto 6,8, ma all'interno sì, sempre 6,8, però comunque calza molto piccolino. Mentre quest'altro qua verde l'ho preso per Christian. Questo dice 6,8, ma io lo vedo più piccolo. Qua c'è scritto 4,5, ma lo vedo più grande. Vabbè, poi se lo misureranno, vediamo qual è quello più piccolo, quello più grande. Comunque questo qua sempre 2 euro, se non erro. Boh, c'è manco più il cartello. Vabbè, sempre 2 euro perché tanto è uguale a questo. E poi per terminare ho preso una nuova borsa per il mare che convinta costava 10 euro. Invece l'ho pagata 14. Non fa niente, però solo per non tornare indietro, l'ho visto dopo sullo scontrino. Ho preso questa qua così in paglina. C'era pure il prezzo. No, non vedi che non c'è vicino? Che ha detto la signora? Signora, c'è il prezzo vicino. Ma io non lo vedo. Vabbè. Comunque, vediamo un po' com'è all'interno. Io non manco visto, l'ho presa e basta. Aspetta, Fammi un po' vedere. Vabbè, ma avrei Wonder Ur della Gianmarco Venturi, vediamo un po' quanto durerà, non lo so. E per terminare, Christian si è pigliato le scarpe della Levi's, che lui dice sono uguali quelle là della fila, perché voleva le scarpe della fila, ma io ho detto assolutamente no. Se le ha volute prendere fluo, e appunto della Levi's, così abbiamo preso un 30, aspetta, 24 euro, abbiamo preso un 32, 24 euro e niente, questi sono stati tutti i nostri acquisti, ragazzi. Mo deve arrivare la pizza, e, ho fatto fare una margherita con le patatine e una napoletana, insomma napoletana o marinara, quella là senza acciughe comunque, per i bambini margherita, a me questa qua senza acciughe e niente, però io ho detto alle 8:30, quindi penso che tra poco, speriamo che arriva, dovrebbe arrivare. Vabbè, metto a posto tutto, cioè metto a posto le scarpe, mo metto a fare una lavatrice giusto di mezz'ora per dargli, donna, il naso crude, giusto una lavatrice di mezz'ora per dargli una sciacquata e basta. Ho messo a fare un lavaggio giusto di mezz'ora a 30 gradi, come stava scritto,
E ultimamente, visto che stanno facendo belle giornate, quindi i panni si asciugano molto più velocemente, faccio la centrifuga a 400 giri, quindi i panni vengono molto meno stropicciati e quindi basta che quando prima che di stendergli gli dai una bella sbattuta e poi nel momento in cui li vai a piegare li stendi bene bene con le mani, vengono bene, insomma, i panni. Niente, ma ho sistemato tutto e metto un pochino qua vicino al computer e aspettiamo che arriva la pizza. Sono le 20 e 23. Bimbi, gentilmente non alzate le mani. Stasera ho avuto l'onore di mettermi un quarto d'ora, 20 minuti sul divano, mamma mia. Ma tanto, sì, due, pure che sono 10 minuti. Non te ne fanno mai vedere bene. Vai, ancora, Cristian. Vai. La luce accesa in bagno, ha lasciato tu. Comunque tanto che ci fa, pure mi ha schiattato che è stato un bruco. Dai, di là, di là. Tutti di là, pure tu, Jacopo, stasera dorme mamma, sola sola. Vai, Pio. No, vai, Pio, non si romba, bol. Ma di quanto urmano sti creatori. Ora l'appoggio qua. Mamma, poi domani le levo. No, ce l'avevo, voglio fare. Ancora, mo' faccio male. Basta! Comunque ragazzi, vi saluto, ci vediamo domani mattina con un nuovo vlog, con un nuovo giorno. Vi voglio bene, un abbraccio fortissimo e un bacione grande grande. Ciao!